Piero Fava, andiamo a Roma. Eccoci qua. Eccoci. Allora, visto che oggi ci sei e sei di Roma, io vorrei mandare un grande abbraccio a Simone Buzzi. Gli mando un grande abbraccio, lo aspettiamo presto. Lui sa perché, lo aspettiamo presto. Noi lo abbracciamo e sappiamo che lui è fortissimo. Esatto. È il nostro gladiatore romano. È il nostro gladiatore romano. Bene, bene, bene. Senti, bene. Tu sei l'altro gladiatore romano, il mercato è sempre aperto? Il mercato è, oppure è chiuso già? Chiuso. Tu già. Sta zitta, non fa... Quella è una socera. Non è che il mercato è aperto, litigano, si prodigano. Cioè, stamattina... Vero. No, non è vero, no, non ho cominciato. No, io parlo del mercato delle... Anche io. Ah, litiga. Certo, aspetta. No, io vorrei dire, ma come in dite? Mezzo tra te e lei, manca Barbara, proprio era finita oggi. Stamattina, che c'erano 800 bustine di tè, caffè, scusi, la camomilla non l'avete? E la ragazza dice no. Alla mattina la camomilla. Fagnella, sorvoliamo, io su questo, ok? Dopo 20 minuti questa ragazza è tornata con una scatola, è uscita apposta per compiacere il nostro aitante romano, hai capito? Non parlo. Vabbè, cioè, io vorrei cominciare la ricetta perché vorrei... Ma soprattutto l'indizio principale è che beve la camomilla la mattina. È quello che mi preoccupa, stavo per dirlo io, guarda Lori, mi hai tolto la parola. Perché... Allora, siccome lui fa una ricettina con due o tre ingredienti... Se no non iniziamo più. Ecco, pollo con salsa tartara e verdure in tempura. Ma voi non avete idea, perché io l'ho già visto, finale, è una roba pazzesca. Quindi seguiteci, non diamo gli ingredienti perché ci mettiamo due ore. Diciamo che c'è il pollo. Diciamo che c'è il pollo, tu mi aiuti e io ti metto subito gli ingredienti qua del pollo. Guarda, metto su anche il grembiule oggi. Guarda, è facilissimo, intanto mettiamo il pollo, lo facciamo a cubetti. È un modo diverso per poter mangiare il pollo, Anto. Molto veloce. Poi utilizzeremo delle verdure, il bok choy, che dopo ti farò vedere. Che roba. Sì. E... devi buttare dentro nel mixer, devi frullare. Bravo. Ah, ecco, vedi? A chi posso chiedere se non a te? La regina del frullo, l'unica cosa, la cosa più facile che c'è. No, assolutamente. Allora, il pollo a pezzi. Pollo a pezzi, formaggio. Ecco. Mettiamo... Come quando si fanno i nuggets, tanto per dire. Per dire, sì, esatto. Una cosa simile. Mettiamo un po' di timo. Lo sai che il timo non manca mai con me. Per te non manca mai. Mettiamo anche un po' di prezzemolo in questo caso. Pulisco qui perché non avete idea di che cosa c'è. E poi mettiamo un po' di panna. E un po' di panna. E vai. E vado. E vai. Ok, un po' di panna per la gioia di Lorenzo. Vieni. Vai con il frullo. Io intanto che tu vai avanti per abbreviare un po' il tempo. Antonella. Stai a perdi i colpi, Anto? No, sto a perdi i colpi, che io lo sai, non vedo. Allora, intanto che tu frulli e sei bravissima... Ma no, l'hai già preparato! Vabbè, ma qua bisogna andare... Però lo faccio vedere, allora così, tu lo fai vedere, noi prendiamo dentro un sacco a poche, in questo modo, vedi, e facciamo... Delle strisce. Delle strisce. Queste strisce poi le andiamo a ricoprire, a ripiegare su se stesse in questo modo e a chiudere come una caramella, in questo, così. Vedi? Ecco, questo era il passaggio un po' più lungo. Comunque, Anto, io ti volevo dire una cosa, ti rubo soltanto un minuto. Ieri sera con Francesca stavamo insieme, quindi per par condicio io lo direi. Anche perché ci sono anche dei testimoni, che Fabio. Allora, dopo la cena siamo entrati dentro la macchina. E dentro la macchina c'era un biglietto. C'era un biglietto con scritto. Il nome si può dire, no? Sì, tanto. Carlo, è generico, ti ho toccato. Che da Roma in giù vuol dire ho dato una botta. No, ma con la macchina, con la macchina. In quel caso. No, nel senso che sì, è allora, uno carino che ti dice ho dato. Di solito non lasciano mai biglietti, no, anzi no, se danno. È stato bravissimo. Invece è stato bravissimo. E oggi, dopo che abbiamo fatto colazione, si sono sentiti e non so, quindi anche lei ha i suoi scheletri nell'armadio. No, l'assicurazione, ne ha i scheletri nell'armadio. L'assicurazione. Lo sai allora. Che lei
c'ha Leo che è geloso. Lo so, ma la controlliamo noi, Leo, non ti preoccupare. C'eravamo noi, tranquillo, Leo. Senti, questa caramella dove l'hai messa? Qui questa al vapore, caramella vedete? La mettiamo a vapore, vedi? Ma la dobbiamo chiudere o aperta? No, la dobbiamo chiudere e lasciare cuocere per 15 minuti. 15 minuti, in questo modo. Via, ciao. Allora, qua invece dobbiamo fare una tempura che abbiamo un po' modificato, quindi faremo dell'acqua, mettiamo tutta sotto l'acqua. Sotto avete visto che abbiamo messo il ghiaccio. Il ghiaccio, okay. Bravissima. Poi metteremo acqua. La farina. Normale, non frizzante, vero? Frizzante, fredda frizzante. Se è possibile, tutta la farina in questo modo e aggiungiamo un cucchiaio di farina di ceci. Perché? Così. Allora, in questo caso perché piace a me la farina di ceci, piace molto perché gli dà quel sapore, ricca di proteine come farina, ma gli dà questo sapore un po' più amarognolo e si sposa molto bene con le verdure che abbiamo messo insieme. Un uovo sbattuto, in questo caso, ed eccola qua, non dobbiamo sbatterla tempura, molto. Tempura, avete visto? Acqua gassata fredda, farina, un cucchiaio di farina di ceci. E poi abbiamo messo... Cosa abbiamo messo? L'uovo. L'uovo. L'uovo e un po' di amido, 10 grammi di amido, ma la ricetta ce l'abbiamo, si vede benissimo. E cominciamo a fare una parte delle verdure. Certo, mettiamo giusto, in tempura. In tempura. Ghiaccio. Quindi, sotto, mi raccomando, quando sempre fate la ghiaccio tempura. Sotto. E andiamo a mettere, prendo un mestolo. Quale mestolo vuoi, dimmi? Cioè Alfio. Le pinze. Ma Alfio si è licenziato ultimamente. No, Alfio non fa niente. Ah, ecco. No. Eccolo qua. Mestolo. Era fatto, Io lo vedo molto assente in questo momento. Non lo so, da quando non c'è la zia Cri è un disastro. Ah sì? Non lo so. Si vede niente. Che... dovrebbe fare quello che faceva lei, non fa niente. Niente. Allora, cominciamo a mettere le verdure, vedi, quindi, in questo modo. Quindi pastella e verdure, vedete, semplicissimo, tagliate tutta julienne, proprio facile. Molto semplice. Poi facciamo la stessa cosa in un'altra bacinella. Con i finferi. Quindi vedete, lui ha messo un cucchiaio di questo dentro qua, no? Non è che ha fatto il contrario, io avrei sbagliato. Perché così lo dosate bene, no? Mettendo un cucchiaio dentro delle verdure. Assolutamente. Vedi, prendiamo i finferi in questo modo, andiamo ad infarinarli, anche questi, mettiamo un po' di tempura. Vedi così, la tempura va sui finferli. Va sui finferli e quindi facciamo questo con la farina anche un con po' la sopra. Farina anche un po' sopra e andiamo a metterli qua dentro. Qua oggi friggiamo tutto, Oggi friggiamo, bene. Friggiamo, sì, è un po' che non friggiamo, È un po' che non Evelina friggiamo, qua sì. Ma con la tempura in realtà sigilliamo il prodotto e i minerali, i carotenoidi delle verdure rimangono. È chiaro che non possiamo mangiarla tutti i giorni, ma se ben fatta anche la verdura ha dei vantaggi rispetto a friggerla direttamente. Giusto, poi, vedi? Lo sai perché friggiamo, Antonella, oggi? Perché friggiamo? Perché è martedì grasso. Ma non è vero. Ma non è vero che è martedì grasso. È a marzo, martedì grasso. Poi, questa cosa. Che cos'è? Allora, questo è il pak choi, è una crucifera, anche questo è una verdura molto vicina ai broccoli, è come un broccolo, ma molto più amabile, molto più grazioso, è leggermente amarognolo e molto buono. È quella lì che troviamo cruda? È questa qui che troviamo cruda, vedi, è una bieta, vedere. È simile, sì, vai Anto. È come una bieta? È come una bieta, no? A coste un po' più carnose. Ma se guarda, si trova. Diciamo che ha origini cinesi, però adesso si trova in Italia, lo coltiviamo adesso anche in Italia. Quindi è proprio coltivata in Italia, tra l'altro nel Lazio. Impariamo anche cose verso nuove. Sì, ci sono delle grandi coltivazioni. No, questa stavolta questa la mettiamo così. Dentro, vedi? La mettiamo così e la mettiamo qua dentro, vedi? Okay. Ed è un modo buonissimo per poter anche mangiare una verdura nuova. Buona. In questo modo. È una bieta con le proprietà del cavolo, ma molto più dolce, quindi può essere adatta anche ai bambini, ai ragazzi che amano meno. Perché il cavolo ha quel sapore forte. Hai visto cavolo. Da quell'ecografia che gli è andato da mangiare alla mamma il cavolo e il bambino sembra che nell'ecografia abbia fatto proprio una faccia schifata? Sono dei glicosinati che si trasformano in sulforafano, che è una sostanza che dà poi quell'odore anche quando lo cuociamo, no? Quell'odore poco gradevole. Allora, poi abbiamo, vi ricordate, al vapore il nostro pollo. Assolutamente. Il pollo lo andiamo a stecchinare in questo modo. Ecco. Prendiamo, noi abbiamo fatto, eccola qua, una base di acqua e farina, che poi lo vedrai nelle dosi.
lo passiamo in questo modo, e per rendere anche una cosa semplice mettere... un po' più... No, ah, pane e panko? Tu puoi fare la salsa tartara intanto, ti ho messo tutti gli ingredienti là dentro e lo passiamo, vedi, così. E il pollo diventa molto più croccante, che l'abbiamo già messo a friggere, perché là friggiamo tutto. Hai capito? Quindi l'abbiamo prima fatto cuocere un po' in... al vapore, sì. E poi lo impaniamo col panko, col pane insomma a pezzettoni, anche col pane a pezzettoni, e lo friggiamo, e le abbiamo fatto una paratura come fosse un supplì, la paratura romana. E poi invece qua abbiamo preso della polvere di peperone e paprika, in questo modo la mettiamo qua sopra, perché questo non lo friggiamo, e andiamo a panarlo. Quindi, hai visto? Va. Quindi facciamo... Uno lo paniamo quindi col pane, uno invece con la paprika. Poi sai che lo stesso procedimento che ha fatto Giampiero prima della cottura a vapore, quindi questa polpetta di pollo, si può fare benissimo anche col pesce, magari con certi pesci che i bambini vedono brutti, non mangiano, si trita tutto e invece rende molto bene. Friggiamo, tanto, vedete, guarda friggiamo. Che bello. Questo qua è il risultato finale, lo stiamo già friggendo e abbiamo già messo in forno questo. Facciamo la salsa tartara. Ah, possiamo metterle anche in forno oltre che friggerle? Sì. Allora, questo soltanto in forno, in questo modo. Questo invece lo friggiamo. Quello con la paprika va solo in forno, quindi vi ricordo, questo va in forno a quanti gradi? A 160 gradi per 8 minuti. Perché tanto è già cotto, è già fatto al vapore. Questo invece va fritto. Salsa tartara, cosa salsa metto? Salsa tartara, dimmi. Maionese. Maionese, via. Maionese. Bella maionese, cetrioli. Bella. Citrioli e capperi. Beh, che ve lo dico a fa. Se bisogna fare un peccato, Antonella, facciamo bisogna bene. Farlo bene, se no. Bella sta maionese, bella leggera. Finferli. La metto qua? Sì, sì. Mettila qua a fianco, che poi ci mettiamo tutti i nostri. Poi andiamo a prendere, vedi? Questo ci mettiamo. Un po' di sale, mettiamo così, e poi andiamo a prendere quegli altri. Ah, perché chiaramente. In forno. Va bene, ne hai fatti un po' però, dai. Ne ho fatti un po'. Oggi è la festa del... Oltre a essere la festa di Francesco, oggi è la festa del grande capitano della Roma. Di Totti, quindi capito, Ah, ma io voglio assaggiare. Ce n'è un paio che crescono. Penso dovresti metterla dentro la salsa, che a te piace molto. Ma uso questa per Naccia. La Totti finta io. Ma questo? E questo lo devi pucciare dentro, Antonio. Che fai? Rossa come Roma, Roma, Roma. Ma è una roba meravigliosa, cioè scusami. È buonissimo, perché poi rimane... Non lo so, perché adesso quella lì della paprika non posso assaggiarla, se no mi incasino. No, ma fai, Anto. Fai, no, vai. Noi stiamo testando il prodotto. C'è problema. No, rivieni. Ma tu ti chiami Lori? Ma tu ti chiami Lori? No. Piacere, Lori. Sono anche ballerina. Alfio? Che fai? No, questo è crudo. No. Io voglio che quello crudo. Guarda, tempura di cipolla. Io vado, Allora, guardate questo piatto. La tempura. Fatta con, facciamo un piccolo riassunto per chi fosse tornato adesso. Tempura fatta con farina di ceci, farina 00, acqua, amido e un uovo, soltanto molto veloce. Poi abbiamo fatto questo pollo cotto a vapore 15 minuti e poi l'abbiamo panato con del panko, acqua e farina e panko, qua con della polvere di peperone e paprika. Poi abbiamo fatto una tempura di verdure, il nostro bok choy e i finferli che sono di stagione. Andiamo a pucciare tutto dentro la salsa tartara e Antone, ma che ma te l'abbiamo devo dire? Fatto questa salsa? Maionese, cetrioli e capperi. Ma che te devo dire? Giampiero Fava!